livello posteriore in cui si andranno a battuta i laterali, andate a tracciare dove andrò a mettere le viti e i prefori. Quindi quello che serve ora è un avvitatore, questo adesso lo appoggiamo qua, delle punte che da qualche parte ci saranno anche quelle. Il problema è che in tutto questo casino qui io solo so dove lo appoggiate. Come sempre, l'ordine non è mai il mio forte. Trovate, prendo una punta di due, vado a fare i fori. I prefori servono appunto per non far tirare crepe nel legno. Naturalmente oltre alla vite darò una bella spalmata, di colla vinilica che aiuterà a tenere fermo il tutto. Per fare questi lavori è anche comodo avere un avvitatore specifico. Prendiamo, vediamo qui che viti mi rimangono da dover finire. Ok, andiamo avanti con queste. Ora vi direte, perché non monti le ferramente all'interno? Semplice, le ho finite, le devo ordinare, mi devono arrivare. Oppure me le ritaglio io dei fogli di lamiera. Adesso valuterò la faccenda, in un caso o nell'altro vi faccio vedere che non c'è niente di particolarmente complicato e difficile. Come sempre, questa colla qui che è un po' vecchia non l'ho portata in casa, in casa c'ho il barattolo nuovo e lo tengo lì perché se prende il freddo è un casino. Diamo un bel di colla anche nella spalla e lo facciamo su entrambi i lati. Non abbiate paura che con questa colla qui vinilica non intossicate le api, diverso il discorso delle colle utilizzate per assemblare i pannelli gialli. Quelle sono colle che devono resistere ad agenti chimici e lavorazioni di un certo tipo. Quindi, pur avendo anch'io fatto un'arnietta da 7 appunto con quel genere di pannelli lì, le api non sono morte, prosperano, però se uno può scegliere non è il massimo della vita. Ora vado a sistemare il pannello, prendo le viti e vado a impuntare la prima vite. Ho un buon avvitatore a impulsi, quindi come prima regola vado a mettere la prima e l'ultima e cerco di tenere il tutto più a filo possibile. Eventuali difetti andranno poi a essere corretti con la carteggiatrice.
vedete, mi sono scordato di fare un forellino. Non ci sono problemi, perché lo andiamo a fare adesso. Ora vi mostro il risultato. Qui sono state messe le viti, io abbondo. Gli eventuali problemi verranno risolti dopo. Ora andrò a mettere una serie di viti, almeno 1, 2, 3 e 4, nella parete anche esterna. Ve l'ho detto, faccio arnie affinché durino, non affinché fra un paio d'anni sia costretto a riprenderli in mano e diventare nuovamente scemo. Stesso discorso di qua, viti, avvitatore e si procede. Un foro scordato, ma si rimedia. Ed ecco fatto il primo corpo, lo abbiamo avvitato. Ora cambiamo visuale, visuale interna, andiamo a prendere l'ingresso. Metro. Dove sei, metruccio? Sempre un macello a cercare la roba qua di dietro. Sì. La luce che vedete perché i pannelli tendono un po' ad allargare. Quindi ora, per fare un bellissimo lavoro, in questo caso serve, utilizziamo dei morsetti. Sì, ci bastano in grandezza, perché i morsetti, come ripeto, sono il mio tallone d'Achille. E difatti arriviamo al pelo. Non è possibile usarli, quindi manualità.
ho girato l'arnia sotto sopra per fare i fori e che necessitano per tenere tutto fermo. Così. Il corpo arnia, come potete vedere, è finito. Ve lo mostro meglio. Ripeto, deve tenere dentro delle api che andranno a propolizzare tutti gli spazi lasciati vuoti da noi. Le pareti interne sono grezze, per quello è anche più difficile accoppiare i vari componenti. Manca la ferramenta che metterò successivamente quando mi arriva. Io ora procedo ad assemblare gli altri 4 corpo arnia, poi ci occuperemo di fondo, coprifavo e tetto. E con questo, amici, se il video vi è piaciuto lasciate un like. E poi parteciperemo all'ultima parte del video. Dopo di questo abbiamo concluso questa nostra avventura. Grazie a tutti.